Allora, ciao brava gente, non so chi è che ha visto il video di prima di questo, se non l'avete visto mi raccomando ve lo metto qua. Siamo qui dal carrozziere, quello che abbiamo conosciuto in quel video, ha accettato lo spoiler dell'altra volta, quindi oggi vediamo un pochettino come risolvere le magagne sulla mia macchina. Ma a me non mi riprendi? Che No, ero cavolo, geloso, questo eri è il mio geloso? canale, Era il va tuo bene. canale, adesso anche il Ve lo mio. ricordate, lo scienziato pazzo, con la Tutto il testa mio. matta. Ma di chi è sta macchina qua, tutta scassata? Era mia, ma l'ho Ah, sporcata apposta per fare il video. Ci minchia, credi? proprio così, Io no. originale. Ma ti brutto. Proprio male, guarda qua, tutta piena di muschini. La collezione 2021. Quelli lì non c'erano l'altro anno, quella è tutta roba fresca. Carrozziere, qua ce n'è da fare, amici. Allora, vediamo un po' le magagne quali sono. Oggi proviamo a risolvere tre tipi di magagne. Questo, grazie Covid, pranzo fuori. Ma che è? Cosa fai? Prendi la confezione di pizza al Ma che non. trancio, posi lì, l'unto, me l'ha fatto e poi Quanti lo mesi sporco. fa? Troppi, troppi. Adesso proviamo con lo sgrassatore, poi vediamo il carrozziere cosa dice. Poi c'è la collezione di moscerini 2021. E questi anche, secondo me, io proverei a ammorbidirli con lo sgrassatore e poi giù di lancia. E poi qua, che è veramente veramente balordo, questa zona qua, qui la vedo dura, anche perché se riusciamo a togliere tutto lo sporco di Guarda, sicuro c'è guardiamo che qualche c'è lo bollo. sgrassatore. Bene, c'è lo sgrassatore, ve lo ricordate? Ezio, Sì. carrozziere di fiducia. Allora, Bene, facciamo la prova, proviamo a farlo, sgrassatore. prova se va via con lo Lo lasciamo lì sgrassatore. un momentino, che lavora. Sono convinto Io parlo che italiano. stando lì sotto il sole che lo scalda un po' di olio di gomito. Proviamo. Questo è Ma sgrassatore, facciamolo strano, vedere agli eh? amici del canale. Un sgrassatore Questo è qualunque. multiuso di casa. Multiuso. Ce l'hai uno strano. Sì, l'uno. Aspetta un po'. Noi qua ci abbiamo tutto oggi, ci abbiamo pasta abrasiva, straccio, una vita di esperienza, Qua ci vanno. la tecnologia e Ci l'inventiva. vanno inventore qua. Esatto, Cambiamo inventami il il cofano. cofano double fast, lo giriamo, dall'altra è pulito. Prova. Vai quello lì. No, va via. Quindi questa Va qua, via. questa era una macchia di unto vecchia di mesi, lasciata lì dall'incuria del proprietario di questo gioiellino. Lì è dove è più spessa, bisogna mettere ancora una spruzzata. Però già l'abbiamo risolta, quindi carrozziere per adesso un punto. Sappiate che se mangiate in giro e vi sporcate l'auto con le confezioni, nel mio caso di pizza al taglio, vi resta quella brutta macchia di grasso, ovviamente cosa fate? Prendete un Prendete po' uno di sgrassatore. sgrassatore. Sai cosa farei, Ezio? Io vorrei provare Io le anche farei una tutto zona il dei colpo. moscerini, per vedere se li ammorbidiamo un po'. Perché io ho già pensato, quando piove 3-4 giorni di fila che sono morbidi, Buon via. ci do un colpo di lancia. Però, se voglio farlo oggi che c'è sole, magari lo sgrassatore, il moscerino lo ammorbidisce. Vediamo un po' la quantità che mette anche, così Bisogna vi sapete metterlo. regolare. Eh sì, è come quando pulisci il gas della cucina, lo metti lì che ce ne sia e poi lo lasci lavorare un po'. No, ma non farlo tutto, cioè, io non è che voglio che lavorano i miei ospiti, io volevo solo col sederino parato da uno che l'ha fatto per Mica lavoro, volevo lavoro trovare un modo. questo, Diamine. Ah, va bene. Vada lì, macinina, che ti voglio bene, ti rimetto a posto. Oh, Comprala così. Sì, me lo intossichi. No, è il sole che mi fa questo effetto qua. Vedo il sole starnutisco, è una condanna. Ma anche più tardi, se no inutile. Mentre aspettiamo, torniamo con la macchina. Dopo il Ecco, lavoro. cosa importante è questa. Questa qua, non sono io che l'ho Bellissima fatta, la anche se non pasta sembra. abrasiva. Questa sono riusciti a farmela in un parcheggio. C'è ancora da capire se è un pezzo di copertone o un pezzo di plastica che ha fatto sta macchia. Secondo Però me è un qua, paraurti. ho un paraurti. Qua con lo sgrassatore non ce la facciamo No. perché non è roba organica. Lì Questa qua bisogna andare ci di va polish o comunque pasta abrasiva. pasta abrasiva. Ecco. Allora, proviamo con la pasta abrasiva mentre aspettiamo che il sgrassatore faccia il suo lavoro. Boy Faust, cosa ti stai di nuovo inventando? Ti ho visto una foto con una piuma rossa in mano, Non si cioè può in dire niente. stile Archimede. Non si può, Sono ancora, siamo ancora concentrato. nel. Sono ancora concentrato. Vabbè, quando te ne esci fuori con qualcosa, dimmi.
Guarda, noi siamo arrivati, era già bene che è finito. Porca miseria. Allora adesso ti filmo mentre fai l'ultima passata. Troppo rapido, troppo rapido. Ne abbiamo preso uno del mestiere, dovevamo prenderne uno che non sapeva fare niente. Quindi, la pasta abrasiva. Pasta abrasiva è questa qua. Ci bagni uno straccio pulito, importantissimo che non ci sia polvere, perché sennò la polvere riga. Questo qua sono fatti apposta. Ah, sono stracci apposta quelli? Sono stracci apposta per lucidare. Guarda che roba, è già diventata tutta bella apposta, wow. Adesso ho trovato come passare mezza giornata, allora mi metto, me la inquadro poi tutta. In superficie. Però è tanta roba, in un attimo. Cioè, sì. A toccarla col dito non si sentiva neanche il desiderio, io non pensavo che veniva mai più bianca quella roba lì. Sì, sì. Mi spiace un po' per la collezione di moscerini, ne avevo una bella quantità. Ne avevi una bella quantità. Ce ne entra un po'. Che roba, ragazzi. Ce la fai? E comunque è lo stesso principio di quando lucidi le lame, per capirci. Sì. Allora poi facciamo un video sulla lucidatura delle lame. Guarda solo come viene via. Ah, questa qua è quella proprio più impestata. Lì purtroppo, secondo me, se riusciamo a pulirla, tiriamo fuori qualche magagna nella carrozzeria, perché purtroppo tira su tutto lì quando va la macchina. Però che roba, eh? Sapete qual è il problema vero di questa situazione, brava gente? Che adesso che so come fare, tocca farlo moralmente. Mentre invece prima non sapevo come fare, mi dicevano la macchina fa schifo, ma non sono capace a metterlo a posto. Invece adesso diventa pubblico che so come fare. Allora vedrete che splendore. Guardate solo come si muove però Ezio, ragazzi. Cioè, con una manicatura così, non si direbbe che l'hai fatto tipo per 40 anni, 30, quanti sono? Da 15 a 55. 40 anni di carrozzeria, ragazzi, ma se lo conoscevo prima, quando avevo 20 anni facevamo una macchina da Formula 1. Ho incominciato quando non c'era neanche una serpiatrice, tutto a mano. Tutto a mano. Beh, comunque dopo 2000 anni di evoluzione ci sono cose che si fanno ancora a mano. Sì, sì. Soprattutto quelle intime. Sì, sì, quelle intime. Ma sei proprio un porcaccione. Perché l'hai pensata, solo che io ti ho sentito che la pensavi e l'ho detto. Cosa vuoi pensare? Tra l'altro sto masticando la Cipress. Ho sudato e mi sono pulito. Ci manca, che ho rotto. Scorreggio, mi accendo una sigaretta, poi tutto quello che non andrebbe fatto in un video. Guardate nel frattempo, Ezio, zitto, non dice niente. Io questa macchina qua la vendo 500 euro in più di quello che l'ho comprata. E vado pure dal concessionario dove l'ho preso e dico: vedi come si fa bene una macchina, Cribbio. Va bene, allora adesso il concetto l'avete visto. La parte difficile l'abbiamo vista. Fermiamo un attimo la parte del cofano. Facciamo ancora velocemente quella parte dietro della ruota e poi ce ne andiamo a fare merenda con Mara, la compagna di Ezio. Allora, Ezio si è fatto così prendere dallo sgrassatore che ha deciso che quella zona lì, brutta, prima facciamo quello che viene con lo sgrassatore. E poi le passiamo quello la che resta, pasta abrasiva. Ecco, quello che resta valutiamo il da fare. Grande Ezio. Guarda quanta roba tira già via così. Ragazzi, quella roba lì, ma l'ho spruzzato io. La macchina non è fresca di lavaggio, ma io quella zona lì, da quando l'ho presa, 2 settimane dopo che avevo i primi segni, con la Lancia, l'autolavaggio, non sono mai riuscito a farla venire. No, viene. Se non sgrassi. Guarda solo come cambia il colore. Differenza di colore. Cazzo, adesso mi tocca lavarla tutta, che boia Paolo. Boia Paolo. Quindi adesso lo sapete, anche voi non siete più scusati se avete la macchina magagnata. Ma io credo che lì bisogna fare attenzione, perché lì ci sarà qualche bozzo di pietrolina. Perché soprattutto quando c'è la pozzanghera che spruzza su acqua. Sì, ma niente di vedente. Io direi di non passarglielo neanche la pasta abrasiva, perché tanto no. Quei segni lì faccio 10 metri e ci sono di nuovo. È venuto. Ragazzi, più 1000 euro nel valore della macchina e adesso i biscottini della signora Mara. Ma che ci ferma più? Grazie Ezio. Faglielo lì dove c'è. Ecco, vediamo il coso del gasolio. Il gasolio di nuovo è una sostanza a base d'olio, quindi si toglierà con uno sgrassante, che l'olio è grasso. Dovrebbe essere così. Poi fermati Ezio, per favore, perché io non ho intenzione di darti niente a livello di soldi. No, quindi... ma io non voglio. Cioè, mettiamo subito in chiaro le finanze del canale, quali sono.
vi ho invitati a fare merenda, non lo so. No, però mi spiace che ci lavori sopra tutto. Lascia così. Io volevo solo far vedere agli iscritti del canale e a chi capita sul canale, iscriviti però se capiti qua. Altrimenti la macchina tu la pulisci, io vengo e te la sporco apposta. Il mio nome è Vendetta. C'è il film con quello figo che piace le... Vendetta Junior. Guardate che roba, ragazzi. Ah, guarda, mica cambia. Cioè, adesso le donzelle tenetevele strette, perché se vedono me con sta macchina qua mi scappa la moglie, occhio. Anche perché io sono multifunzione, c'ho anche la funzione di cucino. Aspetta, Ezio, ce n'è un po' qua, guarda un po'. C'era lì. Ma avevi visto quel meme che c'era il tizio che diceva basta bruciare i grassi, bruciamo i magri. Io sto con quello lì. Io mio fratello Mario faceva il battilastra. Battilastra vuol dire che in quei tempi lì il bollo sulla macchina lo tiravi su? Lo tiravamo su. Battendo. E poi quando saldavamo tanto con l'ossigeno, una volta non c'era ancora il filo continuo, c'era l'ossigeno. E allora lì andava a essere ghiccio. Tradotto bisognava essere dei ghiccio. Però adesso cosa vuol dire ghiccio? Ghiccio vuol dire figo. Il figo della coppa, un grande. Quindi questi personaggi qua, all'atto pratico, le primissime macchine che erano quelle che la carrozzeria era rifinita a mano per farla combaciare bene, era il tuo lavoro. Abbiamo fatto, io mi ricordo sempre, negli anni 70, un'Appia. Ti ricordi la Lancia Appia? No. Quella che si chiudevano le porte all'incontrario. Non te la ricordi? No, io l'unica con le porte al contrario era un 500 giardinetta, che mi ricordo. Ah, la 500 giardinetta ne abbiamo anche fatte. Ne ho fatta una che... Ma fatta in che senso? Che te la portavano bocciata, tu gliela rimettevi? No, era arrugginita, la smontavamo tutta. Tutta la smontavamo, toglievamo i sedili, no, tutto quello che c'era da smontare. E poi si saldavano i pezzi arrugginiti. Poi si andava avanti, si dava il fondo, si verniciava, si comunque apriava, tutto si un lavoro di mano. Tutto mano un lavoro. Cioè roba che oggi invece se c'è qualche pezzo che non va, se poi va in demolizione ne prendi uno. Qui le demolizioni non erano ancora ovviamente fornite come adesso, perché di macchina non è che ce n'era. E quindi, bene. Tutto mano. Ecco, quei problemi lì, tra 40 anni non ci sarà più nessuno capace di risolverli, secondo me. Qualche piccolo talento isolato, ma non sarà più una professione. No, perché per esempio c'è ed è una perdita grossa non saper più fare le cose male. Ma no, non solo nel mio campo. No, dappertutto. La tecnologia ci sta togliendo un po', secondo me, del sapersi aggiustare. Il valore della persona. Alla fine, se oggi non abbiamo un'assistenza da parte della tecnologia e della tecnica, tante cose non siamo più capaci di fare. Tipo anche battere le lamiere. Il suo amico che ha fatto quella fai lì in legno. Quello lì è un artista. Quello lì è un artista. Cos'è che ti ha fatto in legno? Quello che ha fatto vedere. Io avevo fatto un video. Ah, ho capito, sì, quello là. Quello lì. Ma quello lì, non diciamo troppo allora, perché vorrei tanto conoscerlo. No. Vi portiamo un video assurdo, ragazzi. Cioè, questa persona ha fatto qualcosa che non è concepibile. Non è concepibile. Ma nella quantità che l'ha fatta veramente un piccolo spoiler, poi spero di riuscire a conoscerlo. Questo signore ha riprodotto in miniatura cose tipo ad esempio lo stabilimento di Olivetti di Ivrea. Ma tu lo vedi che è grosso come adesso io sono una mano, facciamo che è da qui a qui, ma se guardi dentro le finestre vedi la gente che si muove e lavora, cioè è assurdo, è pazzesco. Dobbiamo trovare il modo di andare a parlare con questo personaggio, mi piacerebbe conoscerlo. Allora se Massimo riesce a contattarlo, vieni con noi a fare il video. Sì. Vedi che alla fine Cose da Mondo diventa uno squadrone, noi ci muoveremo. Mi fate piacere se mi chiamate. Ma sicuro, guarda, se riesco a conoscerlo ti chiamo sicuro. Benissimo, grazie. Fa piacere anche a me, cioè è bello. No. Alla fine fare i video, sì, ok, però tanto quello che guadagno su YouTube, almeno che me la godo la vita, no? Bon, andiamo a aspettare Mara? Sì. Dai. Ciao ragente, non brava, ragente. Così lo faccio diventare il saluto ufficiale. Buona pausa. Com'è? Arriva la merenda. E arriva la merenda. Ma abbiamo fatto piantare il
spegno perché sennò... Bravo, stiamo filmando. Oggi ci abbiamo anche Anna, ragazzi. Questa è Anna, la fuggitiva dell'altro video, la compagna del buon Massi. Allora, mettiamo tutto a posto questo. Facciamo un unboxing. L'hai pulita la macchina? Cioè. Sì, già è tutto a posto. Allora, andiamo. Adesso non ho più la scusa da dire che una macchina sporca. No, adesso mi tocca farla, ragazzi, questo caro. Cofano. La faccio in autunno, dai. La tengo sporca ancora. Me la porti, te la faccio io. In autunno. Diventa come la come vuoi. No, non voglio farti. No, non mi piace che faccio lavorare. Ma non scherzare. Però è stato bello perché almeno con vieni, te la faccio. Dietro. 2 ore si fa tutto. Voi mangiate carne? Sì. Boh, facciamo una costinata e tiriamo la macchina. Porto io la carne. Sì, sì. E te mi fai la macchina. Sì. Vedi, la legge del baratto. Voilà. Sulla carne pago l'IVA. Sì. Va bene, questo è un altro cazzo di spoiler. Questa è la configurazione merenda. Cioè, Ezio, che l'avete visto, sua moglie Mara. Finalmente siamo riusciti a filmare Anna, la compagna di questa mente fervida. L'altra volta era quella che, quando siamo andati a trovare il Massi Fan Club, avevo detto no, lei perché non si lasciava. Poi invece, cioè, l'ho presa per sfinimento praticamente. E dunque, e poi io sono il Moon. Vabbè, sì, avete già visto. Più Simone. Tranquilla, io sono comunque abituato anche a essere insultato, quindi chiamami come vuoi. Guardate cosa ha preparato Mara. Cioè, niente. Salute. Questa è l'ospitalità, capite? Cioè, sapeva che venivamo a fare un video macribio. Ezio, salute. Grazie. Salute. Di avermi reso praticamente obbligatorio avere la macchina a posto. A tutti voi. Anche a voi, anche l'ha detto Mara. Cioè, volevo solo far vedere l'evoluzione della cosa. Mara è sparita per un attimo, è tornata, è spuntato fuori questo e poi mi sono accorto che ha dei tatuaggi. Guardate quello del braccio, che bello che ha, quella bella rosa blu. E gli altri cos'è che hai? Ho fatto questo. Non, ha la chiave di violino? No, è un cuore. Sì, però c'è vicino una chiave di violino. No, c'è una P che vuol dire Prandoni, questo. Ah, io invece dietro, da musicista, ho visto una chiave di violino. E Patri, mio nipote. Come voilà, tutti dentro, con la P. Tutti dentro. E poi io c'ho questo. E quella è una chiave di violino. Quella è una chiave di violino con una rosa e un cuore. E voilà. Avete e capito? Poi ne ho un altro che non posso farti vedere. Non importa, come avessimo visto. No. Cioè, adesso ci manca che va dietro nel garage e accende l'Harley e poi siamo a posto. Non fate tanto così e così, Ce l'ho anch'io, il tatuaggio. Anche lui è Wow, tu. Anch'io. Che roba. Vedi, ce l'ho anch'io la rosa. Quella è una rosa. Bello, sì, anche io farò una. Qua fanno tutti. Ah, ma ne fai ancora? Ezio. Senti, non dir bugie, l'Harley ce l'hai parcheggiata dove? L'Harley. Di là. Vabbè, noi adesso ci scofaniamo questo ben di Dio, quindi arri, ciao.